aggiornamento Starlink, sia per il discorso costo sia per il discorso connessione, soprattutto per noi che giochiamo, che parecchi sono interessati al discorso gaming, gioco. Lo capisco, in effetti è vero, perché io anche prima di comprarlo ero molto indeciso, adesso ce l'ho, ve lo posso dire. Riguardo al video che ho fatto mesi fa, vi faccio un aggiornamento. Allora, intanto per cominciare l'aggiornamento costo. La parabola in questo momento preciso è in un momento, non so quanto dura, ma è a 300 euro. Cioè normalmente costa 450, ma per un periodo, non so per quando, per quanto dura e quando finirà, sarà a 300 euro. Quindi attenzione, 300 euro la parabola anziché 450. Secondo me è da pensarci. E l'abbonamento è sceso ancora di più. Il primo anno era 100 euro, poi l'anno è stato fatto scendere a 50 euro e poco tempo fa è sceso a 40 euro. Quindi in questo momento Starlink costa 40 euro al mese e la parabola 300 euro. Quindi pensateci, perché secondo me prezzo qualità per chi ha problemi, chi non è raggiunto dalla connessione, chi ha problemi con Team che non gli arriva. Secondo me il rapporto qualità prezzo è il top. Ora parliamo del discorso connessione ping per noi che giochiamo. Qualcuno si può domandare come funziona il ping, cioè è alto e basso. Allora, quello che vi posso dire io sicuramente, perché ci gioco tutti i giorni e perché poi vi faccio vedere tramite un video su Call of Duty che è modalità zombie, dove si può mettere il ping in alto, sempre costante in visione, e quindi vi mostro un video di come il ping, come si comporta. Allora, la connessione, quella la banda che varia da, in questo momento dopo quasi due anni, varia da 170 a 250, ma varia in che senso? Non è che un giorno sei sempre a 170, un giorno a 200, proprio varia continuamente, secondo per secondo. Quindi può essere che adesso, mentre sto parlando, la connessione è 170, 180, 200, 180, 100, 200, 200, 180, 220, 160, 240, 160, 180, 290, 200. Quindi va su giù continuamente. È proprio... non è costante come la connessione che può arrivare via cavo, da Telecom, chi c'ha quella buona. Essendo una connessione satellitare è normale che faccia così, che l'importante è che però rimane nel pacchetto di 170-250 e sta là in mezzo. Dopo che tu c'hai 170-250 ti cambia poco per quello che devi fare tu, cioè giocare. Perché? Perché a noi giocatori interessa il ping, cioè la velocità, indipendentemente da quanta quantità ti arriva, poi di questa quantità quanto è veloce nel rapporto di dialogo di connessione. Il ping è stabile intorno ai tra i 40 e i 90, 40-90, quindi sale e scende tra 40 e 90. Stesso discorso per la connessione del blocco, cioè in tempo reale, nel giro di un minuto, la connessione possa sballare da 40, 50, 40, 50, 60, 40, 60, 80, 40, 50, 60, 70, 80, va su e giù continuamente, però rimane sempre più in quel range lì. E logico, non è un ping che può dare una fibra via cavo che sta intorno ai 20, 30 fissi, quindi 20, 20, 22, 20, 22, 24, 20, 22, oppure 30, 30, 34. Noi abbiamo questo alti e bassi continui, e purtroppo è un problema della connessione satellitare. Ora, io proprio ieri sera, mentre guardavo il cielo, ho visto i satelliti andare su di Starlink, proprio uno dall'altro. Quindi cosa vuol dire? Che questi continuamente mandano su, ogni, mi sembra, 5-6 mesi mandano su satelliti per ampliare la rete di connessione. Quindi sicuramente più va avanti il tempo e più migliorerà. Secondo me già adesso, per chi sta nella situazione come la mia, dove la connessione gli arriva ma scarsa, tipo 3 mega e 100, io stavo con più o meno, sì, sui 120 di ping, più o meno, con 3 mega. Adesso sto a 200 mega di base con anche voi 50, 60, 70, cioè per io... Poi voglio dire, gioco io ad Apex, gioco sempre, non c'ho problemi. Cioè tu mentre giochi non noti la differenza proprio abissale, dove il gioco c'ha problemi, va a scatti, ti rallenta. Io su Apex gioco sempre bene.
gioco bene su Apex, su Overwatch, su Destiny, tutti i giochi che non mi danno problemi. Adesso, per esempio, ho preso Call of Duty, l'ultimo, il 3, dove un po' va a scatti, ma quello è un problema momentaneo del gioco dove se lamentano tutti si lamentano della connessione del gioco, quindi è un problema del gioco, non è un problema della connessione, logico. Cosa c'è da dire? Che non possiamo mai sapere la differenza tra se tu giochi contro uno che ha 20, 15 di ping e tu c'hai in quel momento 70. Non so se poi il gioco è tarato per livellare i due, ma sicuramente qualcosina può portare via lui da te. Cioè potrebbe essere un pelettino più reattivo il gioco confronto a te, ma nell'insieme io gioco. Cioè non è che non gioco perché sono frustrato dalla connessione scadente, no, gioco, uccido, vinco. Io su Apex ho vinto un sacco di partite. Cioè, mentre giochi a COD, lo vedi che il gioco funziona, lo vedi che tu spari e lui muore. Non c'è, io, cioè, quello che vi posso dire è che non c'è problemi giocando. Quindi se siete indecisi andate tranquilli, non dà problemi, non dà problemi, si gioca tranquillamente. Quindi adesso vi faccio vedere sia le connessioni sul telefono, come varia, e sia sul gioco, quindi mentre gioco il ping in alto, come si comporta. Vediamo. Una cosa che volevo aggiungere anche è il discorso di ok il ping, ma attenzione però alla connessione da 200 mega, perché 200 mega, signori, è 200 mega. Cioè io scarico un gioco, cioè un gioco, che so, allora Call of Duty ci ho messo Call of Duty un'ora per scaricare Call of Duty, un'ora. Cioè 100 giga di roba, un'ora. Gli aggiornamenti li scarichi velocissimo.
Cioè, scarichi, a volte scarichi un gioco in mezz'ora, 20 minuti e scarichi un gioco, cioè tu scarichi e giochi dopo 20 minuti giochi. Cioè, quindi ok al ping perché uno si vuole il ping basso, che poi alla fine giochi uguale anche con 50, 60, 70 mm. Ma il discorso che ti arriva a 200, 250, 180 di mega è che ti permette di scaricare, di avere quella sicurezza di non avere limiti su quello che tu puoi avere in poco tempo. Cioè, prima con Team, io a me ci voleva 4, un Call of Duty, 4 giorni devo scaricare io, 4 giorni. Cioè, adesso un'ora tu scarichi, fai merenda, vai al bagno, guardi un video su YouTube, scaricato il gioco, eh? Parliamo di 100 giga. Cioè, quindi io valuterei anche di quel discorso lì. Oppure devi caricare un video. Io carico i video adesso. Io in 5 minuti carico un video. In upload mi spara 30. Capisci? Cioè, c'hai anche quel vantaggio lì. Quindi valutate il prezzo e la qualità di tutto quello che vi arriva. Connessione, potenza, quello che puoi fare e non puoi fare. Setta comunque, chiudo. Con 70, 50, 60, si gioca. Andate tranquilli. Vi terrò aggiornati. Ciao.